Buongiorno, sono tornata. Non vedevo l'ora, ragazzi. Allora, sono più incasinata di prima. Per fortuna non mi manca il buon umore e sarò di nuovo la vostra Giulia. Ci sta per piovere. In Sardegna fa un caldo, infatti la mia mise. Non è sicuramente, voi pensavate che io potessi anche d'inverno coprirmi? No. Sono emozionata perché è da un po' che non giro. Sì, devo ringraziare tutte voi. Devo ringraziare tutte coloro che mi hanno cercato. Hanno detto, ma dove sei finita? Dove sei finita, Lisa? Sono finita che, insomma, i miei capelli attestano il fatto che io sia da, credo, un mese più e passa che non, insomma, non giro, non carico. Ho girato un vlog a spasso con Poldino, che sicuramente caricherò a breve. E niente, come state? Mi mancate? Vi saluto tutti, vi abbraccio tutti quanti. Saluto Cri, lei sa perché, la Cri è Crystal, perché non sa, passando un bel periodo, comunque io le sono vicino e lei sa perché, ma anche tutte le altre, tutti i nuovi iscritti, le nuove iscritte, le persone che commentano, che insomma queste sviolinate le faccio sempre prima. Mi state richiedendo. Per fortuna qualcuno mi richiede qualcosa perché veramente la mia solitudine. Madonna, quanto parlo! Per fortuna che sono emozionata. Sono più pallida del pallido. Dicevo, canterò di nuovo. Ho in mente, sarà Mina, sarà Celentano, saranno i classici. Voglio assolutamente cantare qualcosa di Giorgia perché è una promessa, perché c'è una canzone molto importante. Sapete che non è un periodo facile, non lo è stato, non lo sarà. Da lassù qualcuno mi sta dando la forza per andare avanti. Ci sono dei momenti chiaramente in cui sono terra, 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 perché è così. È un periodo di cambiamenti, ce ne saranno importanti, difficili ma doverosi. Bene, bando alle ciancissime, estrazione del giveaway. Finalmente, sto benedetto giveaway degli orecchini, insomma, che vi misi in palio con la collaborazione di Giovanna. Credo sia Giovanna, adesso vabbè, sono veramente, veramente fusa. Abbiate veramente pietà del mio cervello che ormai è completamente farfritto. Niente, io non utilizzerò assolutamente nessun modo elettronico perché prima mi incasinerei completamente. Per me è molto più semplice fare il metodo classico, ovvero se ci fosse un metodo classico sarebbe, ovvero, i bigliettini. Quindi, il giveaway non è andato come i giveaway, insomma, che fanno le guru, le nostre amate guru, no? Insomma, dove mettono in palio il Santo Graal fra un po' per avere visualizzazioni. Comunque, non fare la polemica. Quindi, io ho fatto un giveaway che è stato insomma, il primo giveaway, è andato comunque bene, perché già il fatto che voi abbiate apprezzato il cuore per me è importante. Quindi, siete tutti qua, siete un pezzo di carta. E adesso, ovviamente, prima di fare, insomma, proprio come la tombolata natalizia, visto che siamo fra un po' con un'immensa gioia, ci addentriamo a, insomma,
insomma, a festeggiare il Santo Natale. Allora, qua ci abbiamo, insomma, l'italiano, magari se me lo ricordassi sarebbe anche meglio. King, a cui mando un bacio, ok. Se dovesse vincere gli orecchini o se li mette per andare a fare qualche seratina particolare, oppure insomma le regala tutte le sue donne amate. Poi, un'altra signorina che ha un nome veramente che sicuramente pronuncerò male, Kila Baby 09. Ragazze, poi chiaramente il video, insomma, è tutto fatto, insomma, in modo onesto, insomma, i nomi di chi ha partecipato trovate nel video del giveaway, quindi. Rosina M. Siete tutti dei bellissimi fogliettini. La Silvietta. Raccomando un bacio. Se sentite la mia nonna, tanto se ne fotte altamente che io sto facendo un video. La mia amata Sara, Sara Lilitti. Teresuccia Avon, Teresa Avon, la Flo, Lollipop, bellissima, ai tempi Maravenier, così, Bloodiele, Fabiola Letizia, poi, Irene Pagano, Giorgia D'Amico e Carmen Piruzzi, credo. La mia scrittura veramente una sorta di. Allora, adesso vi arrotolo tutti quanti. Vi arrotolo. C'è uno scioglilingua che. E vi metto via. Allora, vi arrotolo e vi metto qua dentro. Per un po' sarete al chiuso. Niente, ragazze, mentre arrotolo. Mi dovete assolutamente, insomma, far sapere che ne pensate, insomma, che video vorrei. Ho delle idee, vorrei fare una sorta di rubrica, oltre ai miei video cantirini, che possono essere soltanto uno svago personale, anche se so che vi piacciono. Una rubrica dove vi parlo. Dove parliamo, no? Voi mi mandate le mie immagini e poi vi lascerò chiaramente tutto nell'info box. Dove parliamo di esperienze sentimentali oppure di esperienze con l'altro sesso, quindi anche i maschietti chiaramente sono invitati in questo calderone dove ci faremo delle grosse risate. Quindi io vi invito perché mi piacerebbe farlo perché io veramente, ragazze, ultimamente ho avuto delle esperienze che per carità mi sarei veramente sarei precipitata senza ali. Vabbè, comunque sono esperienze particolari, niente di dettagli hot, li lasciamo hottissima. Un bacio. A proposito, saluto Alain con cui per fortuna mi sento ogni tanto, mi fa delle grosse risate. Poi ho in mente una parodia. In mente una parodia, ragazzi. Ragazzi, ragazze. Vedremo. Fatemi sapere che cosa ne pensate dei miei capelli, tipo Rapunzel. Veramente, poi ragazze, ho una dermatite di. Si sì, dicono però. Lo stress. Sono veramente cadaverica. Sono un tutt'uno con il muro. Per fortuna, indosso un rossetto. Adesso, queste sono le cose belle della vita. Guardate, sono veramente emozionata. Allora, adesso vi shakerò, no? Però ho sempre desiderato fare questo movimento di shakeramento. Perfetto, vi lascio un po' e vi mostro. Innanzitutto il rossetto che indosso perché ne vado fiera. È il mio primo rossetto Chanel. Allora, le mie seguaci, le
sanno tutto perché già su Instagram, quando insomma, è stato regalato, chiaramente è un beauty adoption di mia cugina, nel senso che abbiamo fatto uno scambio, ma io ci ho guadagnato. Ed è fantastico. Proprio veramente l'ho messo alla volée. Ed è il numero, è del Rouge Allure numero 67 XS5. Un rosso, come potete vedere, modulabile, ovvero se mettete una matita più scura sotto, tira fuori lo scuro. Se volete qualcosa ha una durata fantastica, io lo sto adorando. Bello, bello, bello. Bene, sento mia nonna che, nonostante io gli abbia detto di star ferma, sta tegami, forza, ecco, adesso si mette a biancare. Bene, vi rimando al video veramente perché sono di fretta e preferisco fare l'estrazione per mostrare, insomma, saranno due orecchini di pizzo fantastici. Adesso faccio così, così, così. Purtroppo ci sarà soltanto un vincitore, ma spero di fare, insomma, qualche giveaway, almeno un giveaway di Natale, se le mie finanze me lo permetteranno. Sinceramente spero che vinca una donna, perché... Eccoli qua, non c'è trucco, non c'è inganno, adesso qualcuno salterà fuori, veramente. Ah! La cara Lollipop ha vinto gli orecchini. Tesoro, complimenti. Ci sentiremo in privato, lascerò chiaramente l'email, la mia pagina Facebook, poi chiaramente lascerò Instagram, lascerò Facebook, lascerò tutto quello che vi posso lasciare. Soprattutto mi ricordo perché insomma non si sa mai nella vita quello che può succedere. Vi mostro velocemente quello che lei insomma riceverà in settimana prossima. Adesso fatti sentire, bellezza, ci facciamo una chiacchierata come delle vecchie amiche, ti manderò qualche campioncino, questi sono, ecco, la mia nonna che niente ragazze, quindi cara Lollipop, ti aspetto, riceverai tutto anche con la mollettina, di cui insomma ne farei un uso, un molletto, orecchino, insomma ognuno fa l'uso che vuole, di ciò che vuole. Sono completamente stressata, mi mancate tanto. Riceverai anche un bel po' di campioncini che ho messo da parte. Io spero di rivedervi presto, insomma... Ce la posso fare. Commentate, spolliciate, scrivetevi, fate insomma quello che vi ho nel cuore. Vi mando un bacio. Mando un bacio a tutti veramente. Siete sempre, sempre con me. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo giveaway. Carissima, ti aspetto. Aspetto, insomma, fatti sentire. E ciao, bellezze.